Perché non è una buona notizia, sì, per loro. Vabbè, ecco, ragazzi, ma chi se ne frega, però. Questo è libero. Allora, posso dirti una cosa, caro David? Io potrei ribattezzare questa signora che ci è venuta a trovare oggi qui in studio. Buonasera, questa ragazza, no? Questa signora, naturalmente. E con un soprannome. Potremmo dire che è la Vanna Marchi dei gioielli. E ovviamente speriamo che non finisca come la signora Vanna Marchi. È una televenditrice soprattutto di gioielli. La bene. Signora Botto, che presento in questo modo, con alcune sue performance televisive. Ma, avete avuto una storia voi due? Ma anche no, perché dovrebbe avere una storia? Sposata. Sempre fidanzata. È sposata, è una signora prosperosa con delle tette paurose che qui si possono vedere in tutto il loro splendore. Beh, naturalmente non mi sembra elegante nei confronti della signora. Ma no, ma lo sa benissimo, è una persona molto schietta, vero? Buonasera, signora Botto, innanzitutto. Ciao a tutti, ciao Parenzo, come stai? Ciao cara, è vero che ti piace molto Parenzo, te come tanto, uomo. Tantissimo. È vero che ci scopriresti immediatamente. Immediatamente, subito. Ma scusa, ma non ti affascina una signora che ha queste tette? Guarda che ha delle tette incredibili. Detto nulla, però nulla mi pare rifatte bene, non che ho detto nulla, non mi permetterei mai. Quinta, sarà una quinta. Ma è vero che ce l'aveva più grosse prima? Più grosse, sì, sì. Ce le ha ridotte, leggermente meno, diciamo, riempite. Le ha riempite diversamente. Quanti interventi ha fatto alle sue tette, signora? Ecco. Ah, un solo intervento. Comunque, uno unico. La presentiamo in questo modo qua. Vende gioielli, ha grande successo, fa un sacco di soldi vendendo gioielli in televisione, una specie di Vanna Marchi dei gioielli. E fai un favore presentandola così, però. Che aveva anche la sua creatività, sì, una volta, no? Però speriamo che non finisca in galera, naturalmente, per carità, assolutamente. No. Non si può pensare, bisogna solamente confermare. Io lo infilo così per col polsino piccolo. Guardate che amore! Guardate che meraviglia! Non perdete assolutamente questa opportunità. Guardate che meraviglia. Però la signora Marchi aveva più carica, amico mio, più carica. Aspetta, a quella vendeva il sale, scusa. Che cos'è? Vi voglio attente, vi voglio veloci. Sono promozioni per voi. Sono promozioni che la Gioielli Danna regala al pubblico. Nice. Perché siete amiche sempre le numero uno. Poi si entra nella parte interessante, cioè. Ci sono una massa di segaioli proprio impazziti, di idioti. Lascia stare i miei segaioli, lasciameli stare, eh. Allora, una delle caratteristiche principali della signora Botto, che è un po' un idolo delle folle, insomma, delle folle sull'internet, soprattutto appunto di persone innamorate delle sue forme, perché lei non le nasconde, anzi, è una delle sue caratteristiche per vendere questa roba qui come televenditrice, sono le sue tette, diciamo la verità. Insomma, ma tu... certo, ma bisogna mostrarle le forme, non nasconderle. Ma bisogna soprattutto... Cioè, lei lo considera un asset strategico, direi. Assolutamente sì. Ma sì, ma un è normale asset. Che sia così. Che cosa vuoi, sì, che pensi? Sì, che l'asset strategico, verità, che cosa deve essere? Un libro di Kant? Un libro di Kant, la Divina Commedia? Il progetto per una pace del perpetuo di Immanuel Kant non mi sembra c'entri con la vendita di gioielli. Quanti euro fa a settimana di vendita di gioielli? Adesso... Più o meno, ma diciamo, sì, una, di gioielli, quanto fa? Una cinquantina mila euro a settimana, sì, le fate? Sì, più o meno, 20, 25, 35, però, dipende dalla settimana. Però la cosa interessante è un'altra, sì, è il numero di persone che chiamano lasciando messaggi incredibili. Perché incredibili. Tu, cioè, tipo, fammi un esempio, prendi un attimo il telefono, un attimo, allora, un esempio. Allora, qualcuno chiede un esempio l'ultimo saggio di Massini, no? Allora quanto ti piace farci fare le seghe su di te? Ma chi è questa? Che gente è? Poi? Oppure aspetta, dammi il tempo, ma sei no, padrona, il mio sogno sarebbe solo di subire sessioni di sputi in viso da te. Potrebbe divertirti provare questa esperienza. Sono giovane, basso e magro, che pensi della cosa? Pago bene, per chi ovvio vota? Gli chiede per chi vota questo? Perché scusa, non lo... che si vuole, cioè, far sputare in faccia? Sei circondata di gente che ti manda continuamente questi messaggi. Sì. Ma anche gente che poi passa all'azione. Ci sono anche quelli. No, vabbè, certo, però nei messaggi c'è gente anche che poi veramente si fa delle seghe al telefono proprio. Questo io non ho lasciano una webcam per vedere se in quel momento. No, però ti posso dire che mi mandano anche video. Mamma mia. Abbastanza espliciti. Sconci, diciamo, espliciti, diciamo. Ma io, secondo me questo qua però è un motivo, cioè le stesse persone che fanno così sono le stesse persone che poi comprano i gioielli, c'è poco da fare. Cioè... Ma può anche darsi, magari per regalarli alla fidanzata. Gli uomini di solito fanno così. Ma sicuro al 100%. Si fa le seghe con le altre e poi ti regalano l'anello. Senti, è una cosa abbastanza normale. Tu sei sposata, no? Sì. Che rapporto hai con tuo marito? Avete un rapporto aperto? Sì, diciamo. Cioè, il tradimento, secondo te, deve essere un po' smitizzato? No, allora, secondo me. Cioè, tuo marito va con altre donne? Il mio marito è andato con altre donne. C'ho le corna che non passo dalle porte. Se mi ci incastro in mezzo. Ma come sarebbe, scusi? C'ha le corna, dice. Di avere ma se ce l'ho non posso mica dire che non ce l'ho. Quando una cosa è accertata bisogna
Però non te ne frega un cazzo che tu hai. Non è che non me ne frega un cazzo, diciamo che ci ho fatto l'abitudine, nel senso che ho capito, bisogna essere, cioè non si può pensare che un uomo possa stare tutta la vita solo con te. Anche tu, lei ha ripagato con la stessa moneta. Tante volte l'ho anche fatto. Lei anche fatte. Avete un rapporto aperto, insomma, vi dite i vostri tradimenti, vi raccontate tranquillamente. Ora, non è che tutte le sere ci sediamo a casa e ci diciamo oggi hai scopato con qualcuno. No, però può succedere. Però diciamo avete allargato ogni tanto la vostra collaborazione erotica ad altre persone? Ci avete fatto delle cose in moltitudine? Non le abbiamo fatte, ma non ci sarebbe niente di male nel fare. Siete aperti alla prospettiva. Diciamo. Non vedo niente assolutamente. Se ci venisse l'idea, magari lo faremmo. Sì. No, mi sembra che siano d'accordo entrambi i coniugi. E quindi. No, volevo sapere Parenzo cosa ne pensa. No, Parenzo è molto attaccato alla tradizione. Diciamo. No, sì, sono abbastanza per un rapporto di esclusiva. Lo sono nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, e lo sono anche, diciamo, nelle questioni. Cioè, non so, ad esempio, Cruciani non sarebbe contento se io facessi la stessa trasmissione, che so, su un'altra rete alla stessa ora, no? Quindi io sono per l'esclusiva in quello. Cioè tu sei per l'esclusiva. Cioè praticamente il paragone sarebbe il sesso con la trasmissione radiofonica. Non no, sì, no, perché lui dice molto fedele. Ma la fedeltà ha un senso oggi, Emanuele, diciamo la verità. La fedeltà non la vedo nel tradimento sessuale, la fedeltà verso una persona la vedo in altre cose. Essere fedele a una persona la vedo nella vita quotidiana, nei problemi. Non... Ma quando uno si rifà le tette, i capezzoli che fine fanno? Ma questo no, c'entra? Rimangono esattamente uguali. Sì, cioè non è che si schiaccia. È un argomento no, cosa no, uno no, li no. può anche rifare in teoria. Uno li può rifare più piccoli, più grandi. Io ce li ho molto grandi, non li ho mai ritoccati. Grandi sono. Sì. Grandi. Ma tu, per esempio, in onda non li hai mai tirati fuori i capezzoli? Ma qualche volta sono usciti, ma non perché li ho tirati fuori, magari perché avevo qualche ma malattia. Grandi che significa grandi? Cioè grandi diciamo significa con l'aureola molto grande. Con l'aureola grande, ma anche il capezzolo lungo. Sì, abbastanza. Abbastanza lungo. No, ma è tanto per capire, no? Siccome ci sono già dei maniaci all'ascolto, non vorrei che tu stimolassi di maiali che ascoltano questa trasmissione, che ci amano. Quindi. È per dare un quadro chiaro della situazione. Per chi no, guarda, ma per me, vista da qui mi sembra chiarissimo il quadro. Non cioè, è che tu c'è prenderesti molto dei soldi per andare a letto con qualcuno? Cioè, se qualcuno ti offrisse dei soldi, una cifra anche esorbitante, no? Esorbitante. E magari qualcuno l'ha fatto. Cioè, no, tu sei una classica MILF, perché comunque sei madre, mamma e anche nonna addirittura. Sì, nonna. Cioè, sei nonna. Tu a 41 anni. Quanti anni hai? 42. A 43 è nonna. Cioè sei oltre la MILF. Com'è che si dice? Cioè l'età mia ed è nonna. Sì. Anch'io sì. Ho 43 anni. GILF mi dice cosa GILF. Cioè tu sei il sogno di un sacco di italiani. Cioè sei nonna a 43 anni. Sì. Cioè no, un quindi sacco di gente vorrebbe farsi con la nonna praticamente. Cioè, no, adesso faccio per dire. Ma sarà nonno pure il marito, penso. No, sì, però no, perché no, l'hai avuti da un altro. No, non è nonno ancora. Allora, però quindi dire... lui va a letto tecnicamente con la nonna. Con la nonna, sì. Con la nonna, sì. Già, questo mi sembra. Avrai uno stuolo di ragazzini che vorrebbero trombare con te. Tanti, sì, sono tanti ragazzi giovani. Sì, anche tanti miei follower sono tanti ragazzi giovani. Capito? Cioè, sì. No. Sì, ma per carità, io no, ma il problema è quello. Il problema è è sempre il solito, cioè la smitizzazione della questione del tradimento. Cioè, tu se ti offrissero un po' di soldi, diciamo la verità, saresti disposto ad andare a letto con qualcuno? Ma dovrebbero offrirmi una cifra esorbitante, 10.000, 20.000 euro? No, 20.000 euro no, perché li guadagno. Ma li guadagni in una settimana, scusami, che gliene frega. 20.000 euro li guadagno. Ma che ne so, un arbo che ti offre 100.000 euro. 5 milioni di euro, sì, 2 milioni di euro. 5 milioni di euro, non è che ce l'hai soldi, 5 milioni di euro non è che ce l'hai. Le mutande te le chiedono ogni tanto? Le calze, aspetta. Le calze che ti chiedono? Allora, le mutande pure te le chiederanno? Sì, le mutande. Cioè se qualcuno ti offre adesso 500 euro per le tue mutande, le dai via le tue mutande a 500 euro? 500 euro, sì, adesso. Magari gliele do in beneficenza. Ma no, ma adesso che qualcuno ti dice io 500 euro per le mutande che hai addosso. 500 euro per le mutande che ho addosso, adesso così adesso, se qualcuno, 1000 euro, 1000 euro per le mutande che in questo momento hai, se qualcuno chiama, 1000 euro, poi li diamo in beneficenza. 1000 euro per le mutande che in questo momento hai. Sì, fermi tutti. Li diamo in beneficenza. D'accordo. Gabriele Dorovazzi, no, Nicola da Bologna. Vai, mi dispiace Nicola da Bologna. Che abbiamo lasciato da sola in questa conversazione la tua gentile ospite. No, ma vedo che sei particolarmente interessato semplicemente perché ti ha detto che ti scoprirebbe subito, perché sei uno dei suoi ideali di uomo. Cioè, che ha detto che sei... E tu allora, la tua attenzione, lei ha detto che tu sei un suo ideale... No, è una questione di educazione. Che tranquillamente si farebbe una storia con te, sei impazzito completamente, l'ormone che è impazzito, e guardi solo in direzione di queste tette qua, misura quinta, le allarghi, le faccio
faccia vedere bene. Ma Parenzo, ti guarda, ecco, che sono a Roma, bene. Che sono a Roma. Cosa vuoi che guardo? Nicola da Bologna, sì, non vai. Funziona niente, va tutto cosa rotto pazzesco. Purtroppo Nicola, schermo piccolissimo. Nicola c'è un francobollo. Gabriele da Roma, dai, Gabriele da Roma. Dico che è una maleducazione. La verità è che ci abbiamo le pezze. Lasciare una gentile ospite così è una maleducazione. Gabriele da Roma, adesso torno dalla. Ma so che te ne occuperai tu in serata. Questo lo so, lo so. Buonasera Crux, buonasera David. Io ho un bed and breakfast e tra due giorni, sì, esattamente due giorni, sì, mi arrivano dei cinesi da Hong Kong. Allora? Vabbè, e hanno prenotato, avranno prenotato. Tra l'altro la signora è anche una bellissima signora, se possiamo dirlo, ha una bella faccia da porca. Ma sì, però la signora chi? La cinese, no? La cinese che sì, ha prenotato. La cinese. Ma che te frega che c'ha la faccia da porca la signora? Cioè... Potrò essere anche razzista, però io non mi sento tutelato. Sì, e non posso neanche cancellare la prenotazione. Adesso non esagerare, viene da Hong Kong due cinesi, ma che cazzo c'entra con col coronavirus? Col dai, coronavirus, su. Sì. E io non posso neanche cancellare. A parte che la non ci sono, da dove viene questa qua che hanno cancellato le cose? È un fake assoluto. Alessandro da Prato, dai, Alessandro da Prato, dimmi. Dimmi, Alessandro, dimmi. Fastidio quando si. Allora, torniamo alle mutandine. Torniamo alle mutandine. Allora, col maiale. Cosa facciamo con queste mutandine? Allora, qualcuno mi cosa sa che. Cosa facciamo? No, ma nel senso che. Se le mutandine... messe se le tiene, la persona esce di casa se le no, tiene. Però, no, però possiamo. Cioè, possiamo immaginare che. Cioè, tu. Per le. Per... Ma sono un paio di mutande. Ho capito. Sì, dunque, se qualcuno offre signora, dei denari. Cioè, offre... Dei denari, ora sfilarle. Ma sì, lo faremo anche, cioè, lo faremo, lo farai, le sfide. Le porteremo delle mutande per questo gentile ascoltatore che vuole dare in beneficenza i suoi 1.000 euro. Altri messaggi che ti arrivano di gente che allora, ti vede. Allora, questo è molto bello. Signore, la Vanna Marchi dei gioielli. Allora, mamma mia, calcola che io sono il figlio del signore che ha il profilo Instagram. Ieri mi sono fatto tre pippe guardando le tue foto. Hai capito? Mamma mia, come sei bella. Vabbè, quando questo... ti ho vista, indovina cosa mi è successo? Che cosa ti è successo? Non so, indovina. Niente, cioè, praticamente tu hai una serie di fan che sono sostanzialmente dei segaioli. Questa è la realtà. Dei maiali. Hai un marito, no, un sostanzialmente... hai un marito praticamente un puttaniere. Sì, ho guardato il quadro. Effettivamente la situazione dei non è segaioli che c'è. Cioè, un marito cornuto. Dei segaioli che ti seguono. Cioè, sì, no, dei segaioli che ti seguono. Allora, io la quinta di tette di segaioli. Allora, cazzo. Dai, allora, io voglio sapere questo. Dimmi quale uomo non è un puttaniere e quale uomo non è un segaiolo. Sì, allora io ne questo... voglio uno qui adesso che mi dice non sono puttaniere, non sono segaiolo. Tecnicamente questo... alzerei la mano con grande silenzio modestamente, però capisco di essere minoranza assoluta. Dopodiché, ma tu sei quadro... l'eccezione che confermi la regola. Il quadro che lei ha dipinto, il quadro che ha dipinto lei della famiglia mi sembra un quadro alquanto interessante, per carità. Marito cornuto e felice di essere cornuto e mezzo puttaniere. Lei signora che pure mi pare non si risparmi nelle sue molteplici attività, vuole pure mettere all'asta le sue mutande alla radio della Confindustria. Un gruppo di segaioli che la seguono. Un gruppo di segaioli che la seguono. Mi nonna, pare che il quadro sia alquanto complesso. Beh, la quinta di seno e tette all'aperto continuamente. Ma guarda, da Vicenza, è quello che succede tutti i giorni in tutte le famiglie, solo che non lo fanno vedere. Si coprono fino qua, poi vanno a scopare sotto casa. Beh sì, è vero, ha ragione, su questa ragione. Però anche qui allora, Parenzo, guarda, un importante manager alza il dito e dire mi permetto di dire mi permetto di dire che qui c'ho non mi risulta poi magari mi... allora? Un importante manager di un settore piuttosto strategico che cosa mi scrive se non fossi con cosa mi fa? Ti farei? No, lasciamo stare perché non voglio mettere in difficoltà con che c'entra, la fidanzata con quei macchie. No, comunque allora, è interessato alla signora che sta. È interessato alla signora. Grande manager di un'importante azienda. Abbiamo l'integrale di Feltri. Vai, l'integrale di Feltri. Vai. Vai con l'integrale di Feltri. No, non parte Silvio da Vicenza. Ragazzi, mi dite che c'è Silvio. Ma, notizia proprio recentissima, quella sul MeToo, perché poi anche qui avevamo lasciato in sospeso un po' di riflessioni, no? È uscita una notizia un po' particolare su Asia Argento, che ha detto che il MeToo è tutta una montatura. Allora,
però anch'io da donna lo dico, vorrei capire un attimino se è tutto vero, se è una montatura, perché poi anche lì, visto che lei è un direttore, un giornalista, spesso purtroppo le notizie sono relative, invece dovrebbero essere cosa certa. Sì, verissimo, però capita di prendere un abbaglio. Io credo che Asia Argento sia sempre stata tutt'altro che stupida, però sull'onda delle polemiche per la sua denuncia tardiva eccetera, è chiaro che aveva perso un po', diciamo, la misura. Ma siccome non è stupida, è una donna intelligente, ha riflettuto e ha capito che è diventata una cosa hollywoodiana, ed è vero, perché credo che sia facile violentare una donna. Ecco la stronzata. Faccio fatica con una che me la dà volentieri, si figuri con una che ha non detto vuole, la stronzata. Perché poi lì bisogna esercitare anche tutti i muscoli per tenerla ferma, eccetera. Io non riesco a capire, però ci sono i violenti, e quella è una cosa che va combattuta. Però se ci ha proprio pensato e l'ha detto di fronte a una giornalista donna, a volte lo fa, dicono, io non lo so, ma per ottenere un favore saranno affari suoi, no? È un patto, uno scambio. Mettiamolo così, perché ovviamente però si è capito il senso qual è. Dai, ci sono poi anche quelli violenti, però se poi i due sono consenzienti, cioè non è che dai, alla fine si capisce, dai. Ma che roba è? Ah, Silvio da Vicenza. A me vai, sembra Silvio. Una porcheria. Silvio, dovrebbe dimmi. Chiedere scusa. Dimmi, Silvio, dimmi. Sì. Allora? Allora, io volevo dire che l'intervento del signor Toscani è l'esatta espressione di che cosa sia un certo tipo di sinistra, ovvero un coagulo di odio verso chi comunque moderatamente cerca di esprimere dei pensieri di destra. Io non offenderò mai il signor Toscani. Ma si dice che sono tutti ignoranti, a destra sono tutti ignoranti, sono delle bestie, buzzurri, fascisti. Toscani è così, dai, pensa che la verità ce l'ha solo lui. Cioè, ma purtroppo è anche lui, ripeto, l'espressione di un certo tipo di essere sardine, non di tutti, perché io non sono generalista. Ragazzi, ma le sardine non c'è nessun tipo, essendo il nulla, non ci può essere qualcosa. Essendo il nulla, non c'è nulla. Non si può esprimere nulla, dal nulla non ci può. Ma qual è l'idea? Quale? Ditemene una, cazzo, ditemene una. Allora italiani, dai, fermi tutti. Da Veneto. Allora, sono di destra. Riassumiamo la situazione di Emanuela Botto. Sì. Allora, segaioli che la seguono, un marito puttaniere, anche lei, è cornuta pure lei, e vende gioielli grazie alle tette. Italiani! In